5 misure cautelari sono state eseguite dai finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro nei confronti di dirigenti, funzionari e consulenti della società Calabria Verde. In particolare, le misure cautelari in carcere riguardano Paolo Furgiuele, ex direttore generale, e Alfredo Allevato, dirigente terzo settore. Arresti domiciliari per Marco Mellace, dirigente dell'Economato, mentre per l'ex dirigente Antonio Errigo, che ricopre la carica di commissario del Parco delle Serre, è stata disposta l'interdizione dei pubblici uffici. Obbligo di dimora infine per l'agrotecnico Gennarino Magnone, consulente esterno. Tutti e 5 sono indagati a vario titolo per abuso d'ufficio, peculato, falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale e minacce a pubblici ufficiali. L'ordinanza cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Perri su richiesta del procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri e del sostituto procuratore Prontera della Procura della Repubblica di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri. La società Calabria Verde, società costituita nel maggio 2013 nella quale sono confluite l'azienda forestale della Regione Calabria e le comunità montane, è un ente in house regionale con il compito di assolvere in modo unitario a tutti gli interventi sul territorio nel campo della forestazione e della difesa del suolo. In particolare, le complesse ed articolate attività investigative della Guardia di Finanza hanno consentito di evidenziare il compimento di illeciti nell'ambito di un progetto comunitario, poiché sono stati impiegati fondi per circa 80 milioni di euro stanziati per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua e per i rischi frane del territorio regionale per fini differenti rispetto a quello previsto, in quanto erano utilizzati progressivamente per il pagamento in via stabile e continuativa degli stipendi ordinari e degli straordinari dei dipendenti di Calabria Verde. Le indagini hanno altresì consentito di appurare ulteriori fatti gravissimi ed in particolare che il direttore generale pro tempore aveva fatto eseguire alcuni lavori di ristrutturazione della propria abitazione privata utilizzando operai e mezzi dell'azienda, nonché acquistando materiale con i soldi dell'ente pubblico per un danno complessivo alle casse della stessa di quasi 33.000 euro. Da ultimo è stato accertato che era stato conferito un incarico da dottore agronomo per circa 30.000 euro, di cui riscossi solo 17.000, ad un agrotecnico, amico del medesimo direttore generale, senza che ne avesse i titoli per ricoprirlo. Il modus operandi criminoso è uguale. Io 30 anni fa ho iniziato a Locri come giudice istruttore penale e ricordo c'erano 30.000 forestali, almeno 10.000 assunti con telegramma, dove costruivano laghetti dove non ci sarebbe stata mai acqua, dove in modo sistematico si ristrutturavano le case i capi cantiere, i direttori generali, i direttori di divisione, di settore, e quindi somme distratte per miliardi di lire. Ricordo allora che per quella indagine è caduta pure la giunta regionale perché abbiamo arrestato anche il vicepresidente della giunta regionale. Oggi dopo 30 anni vengo qui a Catanzaro e la prima o una delle prime indagini nelle quali mi imbatto proprio questa su Calabria Verde, cioè quella che una volta era la forestale in Calabria. E vedo, è cambiata la tecnologia, è cambiato il modo di assunzione, il modo di comunicare, le email, i messaggini, però vedo sempre gli stessi reati, cioè il direttore generale che si ristruttura a casa con gli operai di Calabria Verde, ristruttura a casa comprando che dà incarichi a consulenti esterni, 18 laureati, 18 figure, 18 laureate, laureati in ingegneria agraria.